anche il provvedimento che abbiamo illustrato questa mattina, che vede uno stanziamento complessivamente di 1.230.000 euro, va nella direzione di aumentare la sicurezza dei passeggeri. La questione delle fermate è un problema molto importante anche in termini di sicurezza, ma non solo. Penso per esempio alla ridisegnazione delle fermate che dobbiamo fare nelle aree colpite dal terremoto, quindi nelle aree SAI. Quindi c'è un programma che vedrà l'impegno anche e soprattutto da parte dei comuni nei prossimi mesi, che deve vedere la realizzazione, partire per la realizzazione entro i primi mesi, settimane del 2020. Se riusciamo a collaborare, se i comuni, come crediamo, daranno un assenso positivo con una manifestazione di interesse, penso che potremo centrare gli obiettivi che appunto vanno nella direzione che abbiamo detto della sicurezza, e si aggiungono questi provvedimenti a tanti altri provvedimenti che il servizio del trasporto pubblico locale ha preso nell'ultimo periodo. Accennava anche alla ripartizione del Fondo Nazionale, a che punto siamo? Beh, mercoledì avremo un incontro, credo che saremo al solito, andremo ad uno scontro con le altre regioni, perché la ripartizione che si basa su una spesa storica ci vede fortemente penalizzati. Noi siamo la regione ultima in Italia per quanto riguarda il Fondo Nazionale, il trasferimento dal Fondo Nazionale, e a monte di questo trasferimento che ci vede ultimi c'è però un servizio che invece è abbastanza efficiente e che non ha nulla da invidiare alle regioni che invece prendono molto di più, in alcuni casi anche il doppio. Noi prendiamo 68 euro ad abitante, la penultima vorremmo essere, noi chiediamo soltanto di essere agganciati alla penultima regione che ne prende 82, per noi sarebbe una roba incredibile di aumento di contributo che ci permetterebbe di dare risposte molto più efficienti ai cittadini. Vediamo cosa succederà anche per questa ripartizione. Le premesse purtroppo non sono rose, perché il plafond è sempre lo stesso, non c'è nessun aumento, anzi c'è un tentativo di taglio di 300 milioni di euro a livello nazionale che vedrebbe ulteriormente penalizzata la Regione Marche. Questo non è più accettabile, lo abbiamo posto in ogni sede, vediamo, c'è una trattativa aperta, vediamo come andrà.